Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio decorare questo annaffiatoio. Visto che ormai siamo in primavera, ci avviciniamo alla bella stagione e quindi voglio fare un altro, decorare un altro annaffiatoio per così bagnare le nostre piante sul terrazzo, visto che in questo periodo abbiamo proprio modo di godercelo, visto che non possiamo uscire di casa. Dunque, io mi sono portata un po' avanti con il lavoro perché volevo saltare una parte un po' noiosa che è da fare, diciamo, ma l'ho già fatta. E cioè, praticamente questo è un annaffiatoio di alluminio e io ho dato una mano di primer e due mani di acrilico bianco proprio per creare una base. Io ho dato l'acrilico bianco perché utilizzerò per decorarlo un tovagliolo così a base bianca e l'annaffiatoio lo voglio fare molto chiaro, quindi non ho voluto utilizzare un altro colore, ma chiaramente con tovagliolo o carta da decoupage diversa, ognuno può adattare il colore a quello che meglio crede, giustamente che si abbina con la carta che ha scelto. Allora, adesso però, prima di attaccare la Scusate, spero che la mia voce si senta bene perché ho un pizzico alla gola. Dunque, dicevo, prima di incollare la carta del tovagliolo, voglio ancora fare un'operazione. Allora, praticamente, visto che io utilizzerò questa carta con questi uccellini perché comunque mi sa, mi danno sempre un senso di allegria, di l'immagino cinguettare, mi piacciono proprio gli uccellini, infatti io li uso in tantissimi miei lavori. E quindi vedete a base bianca con dei fiorellini rossi che poi andrò a riprendere in qualche modo, vedremo di fare qualcosa di rosso sull'annaffiatoio. Però voglio creare una base sotto, non di colore coprente fisso, adesso vedrete come lo farò, però con questo torroncino, che è un marroncino che così mi richiama un pochino l'interno dei miei uccellini. Quindi cosa vado a fare? Vado a utilizzare un po' di questo colore, quindi allora metto il colore. Devo abbassare la suoneria del mio telefono perché altrimenti ogni tanto bippa. Quindi allora usiamo un po' di questo colore qui, in questo modo. E con questo tamponcino, oppure se non avete il tamponcino, nessun problema. Tagliate una spugnettina di quelle che si usano per lavare i piatti. Vi faccio vedere, per esempio. Potrebbe essere tranquillamente una spugnettina di queste che tagliate e utilizzate da questo lato. Quindi, come vi dico sempre, non pensate di non poter fare un lavoro perché non avete il materiale che io utilizzo, perché ci si può arrangiare sempre con quello che si ha in casa, che è una cosa fondamentale. Quindi, cosa vado a fare? Vado a bagnare il mio tampone con il colore, però lo vado a scaricare tantissimo in questo modo qui. Proprio lo scarico perché io voglio creare una tamponatura molto, adesso vi faccio vedere qui da vicino, una cosa molto 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 leggera, vedete? Così, cioè praticamente voglio stemperare un po' questo bianco latte che c'è di base, ma farò una cosa leggerissima anche perché adesso io andrò ad attaccare la carta del tovagliolo. E essendo bianca, quindi poi una volta passata la colla diventa trasparente. Se voi fate un colore sotto molto molto scuro, quando andate ad incollare la carta, il colore traspare da sotto la carta e quindi vi scurisce il vostro tovagliolo. Invece in questo modo praticamente io posso dare un pochino così di colore in più sulle sporgenze, perché lì non andrò sicuramente ad incollare la mia carta. Invece sulla parte bassa dove ho deciso di incollare, metterò meno colore perché così la carta rimarrà perfettamente trasparente e si vedrà benissimo. Poi dopo, piuttosto, una volta incollata la carta, possiamo andare a fare di nuovo questo lavoro, ma
Sappiamo dove non dobbiamo andare perché la carta l'abbiamo già incollata e possiamo dare anche una tonalità più scura se lo vogliamo. Quindi il concetto è quello, non colorare troppo prima in modo da poter attaccare tranquillamente la nostra carta di tovagliolo o la nostra carta decoupage e poi dopo invece finire il lavoro. Quindi io vado a scaricare bene bene e poi mi tengo proprio leggera, leggera, leggera. In questo modo qui. E così vado a fare tutto il mio annaffiatoio. Adesso che ho più o meno passato dappertutto, vedete come vi avevo detto, in maniera più leggera sulle parti dove voglio incollare la carta e un pochino in maniera più evidente sui bordini che sono in rilievo. Voglio ancora fare una cosa, voglio metterne di più qui sul beccuccio in modo da creare una specie di sfumatura che va dal molto colorato della punta, quindi fare una cosa così, che poi si sfuma verso il basso, in questo modo qua. Ecco, così diamo anche un po' di movimento in più al nostro beccuccio. Poi faremo le ombre anche, comunque in questo modo qui rimane una cosina un pochino più particolare. Con lo sfumino, con questo, si possono fare anche le sfumature, vengono molto semplici, quindi è una cosa che si può fare. Quindi vedete, ho messo proprio in risalto tutte le parti, anche sul manico per esempio, vedete le parti in rilievo con il mio colore, che così subito, già così ha un effetto un pochino vintage. Adesso vado a preparare la mia carta, quindi vado a strappare, pensavo di fare così, utilizzerò due parti praticamente intere. Chiaramente, come dico sempre, bisogna strappare la carta perché altrimenti se la tagliate con le forbici oppure lasciate i bordi fissi già tagliati del tovagliolo, una volta che andate a incollare si vedrà nettamente il segno di dove avete incollato la carta. Invece se la strappate non si vedrà, tipo in questo caso io strappo ancora un pochino, tanto è tutto bianco qua dentro, ecco, questo, così potrebbe andare bene. Ne voglio strappare due completamente, così, che andrò a posizionare su tutti e due i lati dell'annaffiatoio, così creiamo chiaramente un annaffiatoio che è bello sia sul fronte che sul retro. Quindi così, velocemente, vado a strappare anche tutta la parte sotto. Anche se è irregolare, non preoccupatevi perché tanto è bello anche così, se non vengono identiche le due parti non importa. E poi però voglio provare, adesso lo faccio e poi vediamo se mi piace. Prenderò dei pezzi, cioè strapperò questo altro, ma prendendo solo delle parti, in modo magari, adesso vediamo se ce n'è la necessità di riempire qualche zona vuota dell'annaffiatoio per renderlo ancora più ricco. Quindi potrebbe essere quello, potrebbe anche essere questo così, perché magari visto che c'è, posso, sapete che io ho un po' la paranoia di non sprecare niente e quindi mi spiace proprio sempre non usare fino alla fine tutte le cose che ho. Per cui questo e anche questi due, guardate, li taglio proprio più piccolini per avere proprio così, giusto dei. Poi vediamo, perché una volta poi incollati i due principali dobbiamo anche capire se c'è lo spazio per utilizzarli, però penso di sì. Allora, cosa importantissima, dobbiamo andare a prendere solo un velo del nostro tovagliolo, mi raccomando. Questo è l'ultimo. Adesso che abbiamo portato ad un velo tutti i nostri pezzettini di tovagliolo, andiamo ad incollare. Allora, piazziamo il nostro tovagliolo così dove vogliamo incollarlo. Ok. E con la nostra colla decoupage
o anche con una colla vinilica molto diluita, potete andare ad incollare il tovagliolo. È importante che la colla sia diluita bene perché deve essere molto molto soffice, altrimenti il tovagliolo è molto delicato e rischiate di strapparlo nel momento in cui lo incollate. Una cosa importante che ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripetere in tutti i miei video, è che per incollare bisogna partire dal centro e andare verso l'esterno. Questo per evitare di creare delle bolle e per far fuoriuscire l'aria, che appunto vi permette di creare meno bolle e di incollare perfettamente il tovagliolo. Quindi incollate bene, soprattutto nei bordi, mi raccomando. Io non ho messo la colla sotto in questo caso, ho messo la colla solo sopra perché essendo il tovagliolo molto molto sottile si incolla perfettamente. Avessi già utilizzato magari una carta di riso che è più spessa, avrei anche messo un po' di colla sotto. Invece in questo caso non ce n'è di bisogno. Ok, quindi abbiamo incollato il primo tovagliolo. Ora facciamo la stessa cosa dall'altro lato, in questo caso non posso appoggiare sotto perché c'è ancora la colla fresca, ma non importa, facciamo così, lo appoggiamo, adesso vi faccio vedere, io lo appoggio così, poi vado a mettere la base di colla al centro, che quello già mi terrà fermo il mio tovagliolo, e poi delicatamente vado a schiacciare tutto intorno, così, sempre dal centro verso l'esterno, in questo modo qua. Quindi vedete che è un'operazione questa molto semplice. L'unica cosa, bisogna farla delicatamente, solo quello. Quindi pennello morbido, colla abbastanza liquida in modo che scivola perfettamente sul tovagliolo, e dopodiché in un attimo incolliamo tutto, mi raccomando, soprattutto sui bordi, così. Ok, ora vediamo se è il caso di andare ad incollare gli altri particolari che avevo ritagliato. Potrebbero essere tipo uno qui che non mi dispiace, o no, adesso vediamo, perché allora questo lo possiamo aggiungere qua sotto, che sembra una continuità con il tovagliolo che ho incollato prima, così vedete, e lo rende un pochino più sì, così, bello. Di qua vediamo se ne ho un altro piccolino che potrebbe essere questo qui, lo mettiamo qui così. Ok, che dà di nuovo continuità. E adesso faccio una cosa, visto che comunque mi sembra ricco sia da una parte che dall'altra. Se vado ad aggiungere ancora questi due particolari che ho ritagliato, mi sembra un po' pacchiano. Quindi cosa vado a fare? Vado a recuperare solo questi rametti qua. Secondo me rimane più fine. Quindi recupero questi due rametti, li separo proprio, così li vado a mettere in due zone diverse. E poi ce n'è un altro qui che posso recuperare benissimo. Facciamo così. Ok, e poi ce n'è un altro qui. E un altro qui, ecco. Ora questo vediamo di, per non sprecarlo, di metterlo da qualche parte. Sì, ecco, tipo qua, per esempio, che c'è un po' di spazio vuoto.
Possiamo inserirlo, però devo andare a pulirlo bene intorno. Quindi vedete che se voi utilizzate dei tovaglioli con dei disegni piccolini, sì, così. Se utilizzate dei tovaglioli, dicevo, con dei disegni piccolini, potete veramente poi crearvi come preferite il vostro disegno. Guardate, vedete che io l'ho aggiunto, sembra un tutt'uno con quello di prima, in realtà non lo è. Ecco, invece adesso i pezzettini, sì, che ho recuperato, sono perfetti per andare a creare dei particolari per riempire così delle zone, però solo con i rametti. Mi sembra decisamente più fine come discorso, quindi ne prendiamo un altro, lo mettiamo qui. Aspettate che mi sfugge, quindi qua così. Ok. Qua. Una volta che lo pizzicate al centro non si muove più, quindi lo potete tranquillamente incollare. Ok, questo lo metterei qua sotto. Così. E questo qui, allora ne ho ancora due. Vediamo un po'. Allora, metterei questo qui. No. Allora, questo qui, così. Ok. Sì. E questo sottile piccolino qua, per finire. Lo metterei qui. Ok. Mi si è incollato la mano, eccolo. Così. Perfetto. Così li ho utilizzati tutti. E vi faccio vedere come è rimasto. Sia da un lato che dall'altro. Adesso, prima di procedere, bisogna lasciare asciugare il tovagliolo. Io mi aiuterò con del phon, così facciamo più in fretta e possiamo riprendere a continuare la decorazione. Adesso che ho asciugato il mio tovagliolo sul supporto, posso fare quello che vi dicevo prima. Allora, visto che praticamente ho tamponato in maniera molto leggera la tinta biscotto, proprio per non andare a scurire la parte che ho incollato del tovagliolo sul supporto, adesso voglio però andare a mettere un pochino più di colore in alcuni punti, visto che so benissimo dove non devo metterlo, visto che c'è il tovagliolo, però voglio comunque amplificare un po' il colore, tipo qui intorno, in questi punti qui, così da rendere ancora più uniforme il passaggio tra il tovagliolo e il mio annaffiatoio. Quindi adesso che abbiamo attaccato il tutto, possiamo farlo. Posso anche andare, vedete, per esempio, a tamponare un pochino dentro, proprio leggero leggero, in modo da rendere il tutto più uniforme. Così, in questo modo qua. E quindi lo vado a fare anche qui, per esempio, ecco così. Sia da una parte che dall'altra. Quindi, sempre delicatamente, per evitare di coprire troppo, però perché io voglio che si veda anche il bianco sotto, però così posso andare a uniformare il tutto. Ne metto anche un po' così dentro, così sembra tutto più uniforme. Ora, una cosa che voglio fare subito, prima che mi si asciughi il colore, così non lo spreco.
Devo scaricarlo di più, così, ecco, direi che può bastare. Ecco, una cosa che voglio fare prima che mi si asciughi troppo il colore, voglio andare a fare dei timbri sull'annaffiatoio e li farò sempre in tinta con il mio biscotto, così rimane una cosa più uniforme. Allora, possiamo mettere. Vediamo un po', non li ho preparati come al solito. Allora, facciamo così. Potrei mettere le mie scritte che a me piacciono tanto e mi piacciono, le possiamo mettere e poi, allora, facciamo così. Metterò anche questo qua, ecco. Questa specie di motivettino così, che è una cosina delicata, carina. Quindi cosa vado a fare? Allora vado a prendere il mio timbro, lo sporco direttamente in questo modo con il mio tampone, così uso il colore che avevo già lì da finire e poi vado a schiacciarlo qui. Vedete che in questo modo rimane una cosa molto 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 delicata, perché a me le cose troppo evidenti non mi piacciono molto, quindi vado ancora a metterne un po', così facciamo anche da questa parte, tipo qui, tipo qui. Sì, non farò molte scritte, è proprio solo perché tanto il motivo è già bello ricco. Magari ne faccio un pezzettino qui, così, vedete qua. Pezzettino qua, potrebbe anche essere. Qui sul mio beccuccio, anche dall'altra parte magari. Così. E poi anche un pochino di questo motivo qui, ma proprio delle che si veda e non si veda, niente di così. Che va, praticamente rimane un po' tutto nascosto. Vedete, proprio sono dei piccoli. Dei piccoli riferimenti che però poi quando l'oggetto è finito gli danno un pochino di movimento. Ok. Facciamo anche uno qui. Boh. Direi che come base va bene così, anche perché non ho finito con la decorazione, voglio fare ancora una cosa. Allora, per finire di decorare il mio annaffiatoio, voglio utilizzare praticamente uno dei miei download digitali. Ho stampato su carta da 80 grammi, questo è un particolare importantissimo perché è la carta, diciamo, una carta sottile, quella delle semplici fotocopie. Ho stampato questa pagina che trovate nel mio download digitale dei centrini, Pizzi e Centrini. E praticamente voglio utilizzare questa parte. Questo centrino per finire di decorare il mio annaffiatoio. Io ho stampato tre fogli, uno così ve lo faccio vedere, ma sicuramente dovrò ancora prenderne un pezzo perché mi servirà. Ho stampato tre fogli e ho già ritagliato due di questi pizzi perché lo voglio usare per
per finire di decorare il mio annaffiatoio e adesso vi faccio vedere come. Allora, l'idea è quella di mettere questo pizzo sulla base del mio annaffiatoio, sia sotto che sopra, in questo modo. Però in questo caso cosa faccio? Vado a tagliare la parte sottostante in modo da rendere la parte sottostante dritta da incollare nella parte bassa dell'annaffiatoio, in questo modo. Quindi con la forbice adesso andrò a ritagliare il mio pizzo più o meno in questo modo qui. Praticamente mi tengo a filo della mia ondina, così, e vado a tagliarlo in questo modo. Così vi faccio anche vedere uno dei modi per utilizzare questo download. Quindi vedete, andrò ad incollarlo in questo modo, e dal momento che la carta è sottile lo incollerò più facilmente, perché si piegherà più facilmente sia sotto che in questo punto qua. Quindi vado a tagliare anche il mio secondo pizzo e vado ad incollare così. In questo caso vi faccio vedere, comincio, ne incollo un pezzo, così poi dopo proseguirò da sola, non vi faccio vedere tutto il procedimento perché tanto è inutile, e vado a mettere un pochino, visto che non stiamo più parlando, visto che prima vi avevo detto che sotto il tovagliolo non mettevo colla, ma mettevo la colla solo sopra perché tanto il tovagliolo era sottile. In questo caso, anche se la carta è sottilissima perché è da 80 grammi, vado comunque a mettere un pochino di colla sotto in modo che faccia meglio presa, e poi gli do la colla anche nella parte superiore. Quindi vado a mettere un po' di colla qui sul supporto e poi vado ad incollare la mia carta. Così. E vado a mettere chiaramente di nuovo della colla sopra in modo da bloccarla perfettamente. E così vado ad incollare tutto il mio pizzo. Questo è il risultato dell'annaffiatoio dopo che io sono andata ad attaccare il mio pizzo, sia sul bordo inferiore che sul bordo superiore. Ma cosa ho fatto anche? Vi faccio vedere così. Praticamente io avevo dal pizzo che ho ritagliato dalla carta, che era questo, sono andata a tagliare ancora la punta del mio pizzettino per poterlo incollare in questo modo. Vedete? Con la parte che ho tagliato, invece di buttarla via, l'ho utilizzata per creare un pizzo più sottile, che ho fatto sia qua nella parte alta dell'annaffiatoio che anche come decorazione sul manico. E così sono riuscita proprio ad utilizzarlo tutto e non ho sprecato nulla. E questo mi rende molto felice. Quindi, cosa vado a fare ancora prima di cominciare con le ombre? Visto che il pizzo è proprio bianco e invece io ho reso abbastanza una tinta calda tutto l'annaffiatoio con il mio avorio, vado a sporcare tutto il mio pizzo come ho fatto sulla base dell'annaffiatoio. Quindi semplicemente vado ad mettere ancora un po' di colore del mio torroncino che avevo usato prima, quindi questo, basta pochissimo, eh. Vado a sporcare il mio tampone, lo scarico molto e poi vado così, e poi vado a picchiettare anche il mio pizzo, sia quello di sotto che quello di sopra, in modo
da dare anche al pizzo l'effetto un po' marroncino che ho dato al resto dell'annaffiatoio. Così in questo modo sembrerà più uniforme il tutto. Vedete che se io vado a sporcarlo un po' in questo modo perde quell'effetto bianco bianco che in questo caso non va bene. Quindi lo passo tutto velocemente, proprio una cosa molto leggera, giusto solo per togliere l'effetto bianco latte, così. Poi un po' di più, un po' di meno, magari in qualche punto un po' di più, in qualche punto un po' di meno, non importa. Lo passo tutto quanto, anche quello piccolino che ho messo qui, questo avrò bisogno ancora di meno perché è più sottile, e anche qui sul mio manico. Ma è una cosa proprio veloce veloce perché ok. Ora che ho sporcato il mio pizzo con il tampone dello stesso colore torroncino che ho utilizzato per sporcare tutto il mio annaffiatoio, per concludere non ci resta nient'altro da fare che le ombre, che sono quelle che renderanno il tutto ancora più bello. Quindi, per le ombre usiamo il nostro pennellino a scalpello, il nostro colore bruno, acqua e tovagliolino. Quindi, come al solito, adesso vi faccio vedere, mettiamo un po' di colore qui. Togliamo la parte secca sopra perché sennò non esce più nulla. Eccoci qua. Basta poco, poi al limite lo aggiungiamo. Quindi bagniamo il pennello con l'acqua, in questo modo qui. Scarichiamo proprio appena appena, ma il pennello mi raccomando deve essere bagnato. Poi vado a girare, dobbiamo bagnare solo la punta del pennello, quindi vado a girare il pennello con la punta verso il colore e bagno solo la punta in questo modo qui. Vi faccio vedere. Anzi, sul bianco forse si vede meglio, ho bagnato solo la punta e adesso vado a fare le mie ombre. Appoggio tutto il pennello, quindi tra la punta e l'acqua che c'è sul resto del pennello si crea l'ombra. Quindi vediamo se bagno, metto gli occhiali, se no vedo ben poco. Quindi bagniamo la punta, solo la punta, e andiamo a passare su tutti i contorni e anche qui sul bordo del mio pizzo, in questo modo qua. Dopodiché quando il pennello si riasciuga lo andiamo a bagnare nuovamente. Lo scarichiamo un po' dell'acqua, ribagniamo la punta e procediamo in questo modo, facendo le ombre su tutto il mio pizzo, sia sulle punte che sulla parte esterna. Le ombre, come dico sempre, sono importantissime perché proprio cambiano completamente l'aspetto di un lavoro. All'inizio sembrano complicate da fare, ma vi assicuro che una volta che ci prendete la mano non sono niente di difficile, ma sono fondamentali perché proprio mettono in risalto i particolari di un lavoro e quindi sono importantissime. Queste vi consiglio proprio di imparare a farle perché adesso vi faccio vedere la differenza subito così. Allora, guardate questa parte. Guardate questa parte del lavoro e guardate questa, dove non ci sono ancora le ombre. Capite che sono due cose completamente diverse. Quindi è importantissimo, importantissimo imparare a farle, perché, ripeto, non sono neanche così difficili. A questo punto, pian piano, vado a fare tutto, vado a fare le ombre su tutto l'annaffiatoio.
L'annaffiatoio, una volta finite tutte le ombre, si presenta in questo modo. Ve lo faccio vedere da vicino, sperando che si veda bene anche con questa luce. Questo è il manico. Vedete che con le ombre ha tutto un altro effetto. Questo è il fronte e questo è il retro. Adesso non mi resta che dare una barra due mani di vernice, perché io ho proprio intenzione di utilizzarlo per annaffiare i miei fiori, e quindi il mio annaffiatoio primaverile è pronto. Anche il video di oggi è terminato. Questa era un'altra idea, diciamo, di come fare un po' di decoupage e per realizzare un oggetto che alla fine rimane carino. Considerate che io alcuni degli annaffiatoi che ho fatto non li utilizzo per annaffiare i fiori, ma li ho utilizzati proprio sia regalati che io, utilizzati come supporto per mettere dentro dei fiori, insomma, come abbellimento da mettere anche sul tavolo del terrazzo, per esempio, sono molto belli, per cui gli usi sono più svariati. E poi anche la forma, le dimensioni, quello quando qualsiasi cosa che uno ha in casa, anche magari un qualcosa di vecchio che ci si è stufati di vedere, si può sempre riadattare con una soluzione di questo tipo. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi e cercherò di farlo più in fretta possibile, come faccio di solito. E se vi fa piacere e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti. Vi do un abbraccio fortissimo virtuale, visto che siamo ancora in questo periodo in cui gli abbracci sono una cosa, diciamo, proibita, a parte con le strette persone con cui si convive negli appartamenti perché non si può ancora uscire di casa. Però non c'è problema, anche questo momento passerà, creando qualcosa sicuramente il tempo passa più in fretta, passa anche un po' spensierato, che secondo me è una delle cose più importanti in questo momento, perché non bisogna fasciarsi la testa solo con notizie negative, ma anche un pensiero positivo, fare qualcosa di bello, distrarsi è fondamentale. Perché tanto ormai siamo in una, diciamo, in una fase dove si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, quindi pian piano. Sappiamo tutti che inizieremo di nuovo ad avvicinarci alla nostra vita normale di prima, e quindi è giusto essere positivi e pensare positivo, perché fa sempre sempre bene, sempre e comunque. E detto questo, non ho più niente da dire, e di nuovo un salutone a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacio, ciao ciao!